Ciao Marcello e ciao a tutti gli amici di Top Planet. La vittoria di sabato è stata una vittoria abbastanza chiara e meritata. Diciamo che abbiamo giocato in safe mode, quindi senza nemmeno sforzarci più di tanto, risparmiando un po' le energie. E quindi andava giocata, l'importante era vincere, quindi abbiamo raggiunto questo scopo. Veniamo subito alla rubrica Il buono, il brutto e il cattivo della giornata odierna. Quattro gol nelle ultime due partite tra campionato e Coppa Italia. Gonzalo Higuaín, il Pipita. Non poteva che essere lui il buono di giornata. Corre, lotta, recupera, si sacrifica per la squadra, ma soprattutto mostra tutta la sua felicità nell'essere nella Juve. Anche con le dichiarazioni post partita di ringraziamento ai tifosi giuventini. E noi non possiamo che essere altrettanto felici di lui e speriamo, insomma, ora Gonzalo, vai, rendici ancora più felici in Champions. Il brutto. Brutto è il solito teatrino giornalistico anti-juventino che cerca in continuazione di destabilizzare l'ambiente, perché ormai non gli resta altro. Le armi da utilizzare sono finite. Ormai diciamo che sono diventati fatti quotidiani. Miei cari, rassegnatevi, non riuscirete a scalare una montagna con l'infradito ai piedi. Quindi sarà così per molto tempo. Bye bye! Cattivo. Più che cattivo sento cattivi pensieri da parte di molti giuventini, perché preoccupati di come andrà la partita del Barcellona, giustamente preoccupati, e al di là di come andrà, e io spero che vada come debba andare per noi, sento dire che se si esce col Barcellona, quindi se si esce con una squadra, una delle prime squadre al mondo, e si esce ai quarti di finale di Champions, obiettivo minimo della Juve all'inizio stagione in Champions. Se usciamo, per la Juve sarà un anno fallimentare. Eh già, certo, fallimentare, perché in fondo magari vinci il sesto scudetto consecutivo, riuscito mai a nessuno, vinci la terza Coppa Italia consecutiva, riuscito non credo a nessuno, e soprattutto fai il terzo double consecutivo Coppa Italia, scusate. Ora, se questo è un'annata fallimentare, beh, vi consiglio di andare a vedere la classifica sotto la Juve e vedere cosa troviamo, se il nostro sarà un fallimento. Non ci basta ogni pagina. Bene Marcello, per oggi ho finito e quindi credo che per quando andrà in onda questo video sarà martedì, quindi questa sera ci sarà una partita importantissima per la Juve, ma ricordiamoci che non sarà l'unica, perché ci sarà il ritorno. Le partite durano 180, anzi 190 minuti, quindi il Barcellona è forte, noi siamo forti e ce la giocheremo fino alla fine. L'importante è questo, quindi fino alla fine, forza Juve. Ah, PS, hashtag Pecoraro, dimettiti. Ciao Marcello. Quel sogno che sei.